Guarda, io in realtà quando lavoro alla fine ripensavo più a me alle scelte che ho fatto, nel senso che Sergio è un po' più simile per dinamiche sentimentali, per il suo modo di parlare, per il suo modo un po' impacciato di gestire i sentimenti, per come era mio padre, piuttosto che come sono io. Poi però in realtà quando stai in sesso così pensi poco a te come genitore, stai dentro un processo in cui non hai lo spazio per fare quella riflessione, anche perché non è una registrata normale, lo dico nel senso buono del termine, nel senso che io ho la fortuna di lavorare con tutti gli artisti interessati, ognuno ha il suo modo, e spesso mi troviamo a lavorare su delle dinamiche artistiche, con lui di proprio capire come vedete le cose. Cioè di entrare, se non entri nel suo modo di vedere il mondo, di vedere il dinamico, di leggere i sentimenti, non ce la fai proprio, perché ti porta a un livello di esasperazione psicologica e anche fisica che diventa insopportabile. Quindi a me era successo solo un di capire che il problema non era recitare, il problema non era recitare il quanto il problema era entrare nel suo modo di vedere il mondo, perché lo stava facendo lui. E quindi ci sento una responsabilità a questo, perché so quanto ci vuole il film, so quanto ci metti, ha fatto tutta una serie di cose, e in quel momento lì per me tutta la concentrazione è stata stare in ascolto con quello che voleva. È stato meraviglioso artisticamente, confesso, ho stato umanamente e psicologicamente devastante. Io spesso però a casa mia ero svuotato, ero faticato proprio. Quindi è una relazione felice per le persone che ci sono state. Per me, come attore, è stata una cosa che però mi ha fatto ritornare, perché a volte, dopo tanti anni, dopo 30 anni, faccio questo mestiere, a volte il mestiere ti fa stare un po' a riparo, quindi ti dimentichi che in realtà ti fa fatica. E ho riprovato la fatica di diventare, che è una cosa proprio bella. Milena. Allora, rispetto a mamma Milena e mamma Valeria, posso dire che comunque abbiamo sicuramente la forza, la prontezza di reagire, il coraggio di reagire, il fatto che si cerchi di, come dire, cercare un equilibrio tra fare e quindi, poi in realtà nella vita reale io ho avuto maschi, quindi ho dovuto costruire in qualche modo il rapporto con Greta attraverso il dramma, l'esperienza di scrittura di Valentina, però era già così tutto scritto, così tutto, quasi fosse stato già mastricato, che riproporlo e riscriverlo è stato un processo molto naturale. Poi il fatto che comunque il film è stato girato in pellicola, avevamo al massimo 3 chat, e quindi non c'era la possibilità di sbagliare in una maniera piuttosto che l'altra, anche perché Valentina regista molto musicale, lui ti dà delle correzioni anche su una singola parola, il modo di dirla, proprio a livello di parlare, nel senso c'è una scena in cui io dico Sergio, io mi ricordo che lui prima di girare, mi diceva adesso fa, e lui è un regista che si è venuto a portare una batteria, ti dà un'intonazione, mi dice quello che devi fare e ti assicura. Bella, grazie. Nella quotidianità, nel rapporto con la famiglia, le dinamiche con gli adulti, è molto simile alla mia vita. E, diciamo che sì, ho conosciuto amiche che hanno vissuto situazioni simili, molto vicino a me, e quindi ho conosciuto anche soggetti che sono portati a vedere grandi modi con le mie amiche. E, diciamo, la cosa importante secondo me che trasmette questo film è che non è un argomento di cui si parla poco, perché, cioè, scusate, è un argomento di cui si parla poco, secondo me, nonostante è una dinamica che si ritrova spesso nella vita quotidiana. Sì.
Sicuramente personaggi così esistono nella quotidiana inevitabile, è un personaggio molto distante da me, ma questo credo sia la parte più bella del lavoro che facciamo, che ti permette appunto di interpretare ruoli e personaggi molto distanti dalla tua persona. Poi diciamo che sì, è più bello, è molto distante a me, quindi erano amici così, oppure non lo so, forse è probabile sì. Basta, non è che vuol dire che sono gli amici.